Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Come avete visto dal titolo, oggi vi parlerò del primo manga che ho letto. Ma fermi. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare il vostro pollicino in su che non vi costa niente. Ok, partiamo. Prima di dirvi il titolo del manga che ho letto, vi racconto come è iniziato, perché io adesso ne sto leggendo altri manga. Voglio raccontarvi il come ho iniziato a immergermi nel mondo dei manga, ok? Non so se riuscite a vedere dietro, ci sono dei tanti altri manga che non sono miei, sono di mio figlio e di mio marito, che loro sono appassionati di manga e loro ne leggono di sicuro più di me. Ok, lo ammetto, sono quella che legge di meno in casa. Per adesso ne sto seguendo due storie contemporaneamente, ne sto leggendo due manga. E magari più avanti vi dico quali, e vi racconto il come. Io stavo leggendo il mio libro che era di Donato Carisi e avevo finito di leggerlo e non avevo un altro libro da leggere, e non avevo comprato il libro di scorta, quello successivo. Non avendo il libro da leggere, ho chiesto al marito non so cosa leggere, mio figlio anche non so cosa leggere, e loro mi consigliano questa storia qua. Questo libro qua, che è questo, ed è Promise Neverland, una storia molto 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 commovente, scusate, molto molto molto, ma è veramente molto commovente, a me ha fatto piangere, una storia che ti fa vivere tante emozioni. Non so, leggetelo, è una storia bellissima. E qua in Italia lui è già arrivato al capitolo numero 20, che è il suo capitolo conclusivo, non ce n'è altro. È stato scritto di Kaiyu Shirai e Potsuka Dimizu, e spero di aver pronunciato bene. Già con il mio italiano non è che sia perfetto, perché a volte esce lo spagnolo che c'è in me, scusate. Ok, vi parlo di questa storia qua, ed è così che ho iniziato a leggere i manga, a immergermi nel mondo dei manga. Per adesso vi racconto di cosa parla. Qua c'è questi tre ragazzi di nome Norman, Emma e Ray. Parla di loro, che sono orfani, vivono in un orfanotrofio, che vivono insieme ad altri bambini di altre età, e vengono accuditi da questa signora qua, che loro chiameranno mamma. Adesso vi faccio vedere la prima pagina, perché non posso farlo vedere, non è spoiler. E questa qua, guardate che bei disegni. Io vi voglio solo dire una cosa, leggere fa solo che bene. Io ho iniziato a leggere grazie a mio marito e mio figlio, che loro leggono tanto. Quando leggi un capitolo di questo non vedi l'ora di continuare. Così penso che siano così per tutti, perché quando leggi, io stavo leggendo il libro di Donato Carisi, anche se quei libri lì sono diversi, totalmente diversi da questo, usi tanta l'immaginazione. Questi qua di sicuro, quei disegni ti aiuta tanto, ma leggere ti fa usare tanta l'immaginazione. Io vi consiglio di leggere, prendervi un libro, magari raccontatemi qua se state già leggendo, che libro state leggendo, anche se non sono manga, magari da consigliarmi che io possa leggere, così almeno vado a vedere se riesco a prendermelo per leggerlo. Adesso ne sto seguendo due storie, come vi dicevo, che magari adesso proverò a finire velocemente, spero. Sono al 4 di Platinum Man e devo leggere il numero 10, che è appena arrivato in Italia, dei Tokyo Revengers. Ok, adesso vi racconto solo di cosa parla. Ah no, mi stavo già raccontando, mi sono persa, scusate. Che loro chiamano mamma,
vivono in questo orfanotrofio, vi stavo dicendo, che è un po' allontanato, è tipo tipo in campagna così. Loro hanno delle attività durante il giorno, vivono bene questi ragazzi, ma un'ora al giorno devono andare a fare questi test di intelligenza, che per valutare il loro quoziente intellettivo, ma che più avanti si scoprirà il perché questi ragazzi devono andare a farlo. Non vi dico il perché magari se volete leggerlo, se no svelerei troppo. Vivono con questi ragazzi, ok, vivono insieme ad altre bambine. Un giorno una delle bambine viene adottata, di nome Connie. Lì un po' scopriranno una brutta realtà, che Connie, che qua che la vedete, ha questo peluche in mano. Dimenticherà il peluche prima di andare via. Cosa faranno Norman e Emma? Proveranno a raggiungerla per ridargli questo peluche che lei ci tiene tanto. Prima di arrivare al cancello, vedranno sul camion a Connie tutta insanguinata, priva di vita, perché vedranno dei mostri che stavano prendendo Connie, la bambina. Loro rimangono fermi, non si fanno vedere, i ragazzi rimangono immobili. Non vi voglio svelare di più, però è una storia molto bella e molto commovente, che più avanti scoprirete il perché devono fare questi test di intelligenza. Più avanti si scoprirà cosa sono questi bambini, perché sono chiusi lì. Se volete leggerlo, io ve lo consiglio tanto, è stato il mio primo manga e ho finito a leggerli tutti i 20. E ho letto ogni copertina di questo qua, era un'emozione, di questo manga qua. Penso che è una storia molto bella. Ed è così che è stato il mio immergermi nel manga. Andate qua, ci sono anche queste altre, deve essere la copertina numero 10 e la 11. C'è sempre questa Emma. Sono bellissimi i disegni. C'è ancora Emma. Poi, ok, non vi ho fatto vedere le altre copertine, vi voglio far vedere anche queste, che sono queste, la 12, guardate qua, sempre i tre ragazzi insieme, praticamente sono come fratelli questi tre ragazzi. Qua adesso si vede solo il riflesso, non posso farli vedere all'interno perché mi cacciano da YouTube se vi faccio vedere l'interno. A quello che ho capito, ti posso far solo vedere l'interno del libro dal primo capitolo. Gli altri capitoli non posso neanche aprirli. Guardate cosa c'è. Guardate i disegni. C'è Emma. È così che inizia la loro storia. Ah, una cosa che non vi ho fatto vedere. Le prime pagine sono sempre a colori. Guardate qua. C'è sempre Emma con la loro mamma, che loro chiamano sempre mamma, e ci sono i bambini tranquilli che giocano. Poi c'è questa, ancora qua, Ray. Ma secondo me il mio personaggio preferito di questo qua è proprio lui, Ray, anche se Norman e la sua storia mi... E come si svolge il suo personaggio durante tutta la storia, Norman mi fa emozionare tanto. Poi ci sono questi che avevo fatto da vedere, guardate che bei disegni, non so come fanno loro a...
cioè, ma anche quando ci sono le risate qua, quando i bambini ridono, riescono a cogliere proprio tutti, cioè, riescono a raccontarti con le dell'immagine tutte le emozioni che in quel momento i bambini stanno vivendo, o la storia ti vuole far arrivare, e vi devo dire che arriva veramente, perché riesce a emozionarti. Anche qua, anche questo ve lo faccio vedere, sono dei bei disegni. Io vi consiglio tantissimo di leggere, perché è una storia molto bella, magari così vi appassionate e trovate anche altre storie. Io proverò a farvi dei video dei libri che ho già letto. Se non avete visto, io ho già fatto un altro video con quello di Tokyo Revengers. Se non l'avete ancora visto, andate su nel mio canale, che c'è spiegato come ho letto io Tokyo Revengers, come l'ho trovato. Non vi svelo sempre tutto, ma vi racconto com'è, ok? Spero che vi piaccia. Lasciate i vostri commenti dei libri che state leggendo, e non dimenticate di lasciarvi il pollicino in su. E adesso sì che vi saluto. Ciao ciao!